Sono molto contenta di essere oggi qui con voi, anche se da lontano. La giornata di oggi in cui parliamo di Thalei, dell'albero Falcone, mi fa ritornare indietro di 30 anni, nei giorni immediatamente successivi a quel tremendo 23 maggio. Ricordo che proprio fu una mia cara amica che abitava a due portoni più avanti del Palazzo di Giovanni a portarmi un pomeriggio un bigliettino che aveva trovato sotto l'albero. Quell'albero che in pochi giorni era diventato il simbolo di una città risvegliata, di una città che voleva cambiare. Questo bigliettino diceva in sintesi che il sangue dei martiri che erano morti il 23 maggio sarebbe servito a creare la rivoluzione di Palermo. Ma quello che più mi impressionò fu la firma di quel bigliettino che diceva appunto quanto era cambiata Palermo, perché quel bigliettino era firmato Uno di Ballarò. Io pensai immediatamente, se un quartiere come Ballarò si rimetteva in discussione e parlava di rinnovamento della città, significava che la morte di Giovanni aveva creato un input a questo cambiamento e che io avrei dovuto fare qualcosa. Proprio fu da quel biglietto che è nato il mio desiderio di creare la fondazione e via via tutta l'attività che abbiamo svolto in questi 30 anni. È bello oggi che ci sia questa manifestazione in cui l'albero ha dato la possibilità di creare nuovi alberelli che saranno dislocati in tante parti d'Italia e del mondo. Io ricordo di avere piantato addirittura un albero falcone in una lontana città della Spagna, vicino a Santiago de Compostela. Era una città che soffriva diciamo l'arrivo della droga che arrivava dall'Atlantico e voleva appunto creare nell'alberello il desiderio di cambiamento di quella città stessa. Ecco, io sono felice che quindi oggi questo albero si divida in tanti alberelli che potranno significare la rinascita civile di tante città.